un voucher, un buono scuola e poi lui sceglie, visto che il sistema pubblico non copre con proprie scuole a livello nazionale, perciò potrebbe che se fossero tutte scuole, quello che andrò a dire a Genova, tutte scuole paritarie, finché sarò assessore con questa delega nazionale. Adesso vado a Genova, sabato poi chiedo subito un appuntamento con il ministro Giovannini e con il del Veneto, dicendo noi vi abbiamo chiesto anche l'autonomia, cosa che è un percorso che la senatrice Rubinato aveva detto questo, io lo farò, ma non è che possiamo stare fermi sperando in, perché quello di famiglia che poi non l'hanno neanche utilizzata perché funzionava la strada che faremo, perché non faremo strade comuni, perché perderemo avere un proprio percorso a livello nazionale. E i senatori del ministro Giannini, io non andrei da toccafondi, perché siamo stati troppe volte, è molto disponibile quello della Lanci, il comune ha la possibilità di dare un contratto di Milano, ma non è un grande problema per me, il problema è solo del Veneto. Comincio a dare la parola dalle scuole su quello che ho detto, perché oggi... Capire è se oltre al fatto appunto di invocare un aiuto nazionale, anche la regione... Quando ero capogruppo, che avevo quella forte competenza...